utenti, secondo tempo 1-1 il risultato tra Eclanese e Grotta 1984, un Grotta davvero eccellente che ha mostrato il grande gioco in campo. Ecco nelle immagini la panchina con il presidente Pente. Inizia la gara, carissimi utenti. Ecco, volevo far notare il pubblico che c'è in tribuna. Intanto i giallorossi in azione. Pallone, la triangolazione perfetta con Santese, davvero eccellente, l'iniziativa spettacolare e diabolica. Di nuovo la squadra del bravissimo il capitano Giacomin, ottimo il suo lavoro. Eclanese che batte la punizione con Capossela, il lancio di sinistro, pallone ribattuto, giallorossi che cercano di gestire il gioco in difesa. Molto bene l'iniziativa difensiva, si apre un varco e adesso si ritorna con un far play da parte della squadra di casa che avanza. Con caparbietà penetra in area di rigore, Volzone, il tiro cross vicino al gol, Volzone l'autore di questa splendida azione che poteva portare il risultato sul 2-1. Bravissimo, eccolo le immagini, centravanti leader in questo girone. Eclanese in azione, Grotta di nuovo in avanti, fallo punizione. Intanto volevo precisare che comunque il primo tempo è iniziato davvero, è iniziato sotto il buon segno del Grotta. Un Grotta che ha dominato la partita in lungo e largo, ha subito anche un rigore che bisogna rivedere nelle immagini con le contestazioni da parte del pubblico. Un Grotta che davvero ha dominato la gara anche per quanto concerne il possesso di palla. Il cross in area di rigore, pallone nelle braccia del numero 1 Bruno che blocca, il Granese che riparte, pallone oltre il centrocampo. Bravo, bravo Antoi, pallone a centrocampo, di nuovo il Grotta in azione, Antoi, poi l'arbitro fischia il fallo, punizione. Eclanese in azione, pallone per Garzone. Giallorossi che rubano palla, il Grotta 1984, la polisportiva, il punto del Grotta si riparte, si riporta in avanti, ottima la giocata, grande il dribbling, pallone che però viene fermato, di nuovo i giallorossi in azione, il lancio, la finta, pallone, Santese fa la finta, sfera per Volzone e che mette in difficoltà la difesa, davvero un ruolo esaltante ed esuberante. Pone l'accento la squadra del Grotta in questo momento in fase offensiva con la squadra giallorossa che cerca di poter effettuare una giocata splendida per mostrare spettacolo in campo. Di nuovo il Grotta in azione, però in questo caso l'Eclanese ruba palla e si lancia in avanti non ottenendo frutti positivi in quanto dall'altra parte la corazzata difensiva formata da Cornacchia, Fiore, Riccio, Caruso, Penta e Giacomin bloccano le iniziative degli ospiti. Adesso pallone tutto di prima per un Grotta davvero leader, pallone in verticale, la sfera per Lamberti sul laterale destro, un Grotta che davvero sta dominando la gara e merita in realtà il vantaggio in questa partita dopo aver effettuato davvero un primo tempo alla grande da leone e dove ha colpito anche un palo, ricordiamo, merita sicuramente il vantaggio. Di nuovo i giallorossi in azione, pallone arretrato, il cross ottimo, pallone di Riccio che sfiora la traversa, nelle immagini Riccio il suo destro è terminato, ha sfiorato l'incrocio dei pali.
Fondo area. Bruno. Fallo difensivo. Punizione. Intanto gli ultras nelle immagini, il lancio, la finta, pallone per Lamberti, Lamberti, attenzione, l'arbitro fa continuare, c'è stato un fallo, probabilmente bisogna vedere nelle immagini, ma il pubblico qui, come potete vedere, contesta la mancanza di un fischio arbitrale. Di nuovo i giallorossi in azione. Ottima giocata di classe, il flusso spettacolare, giallo-rosso continua e manifesta un'espressione artistica calcistica davvero eccellente. Eclanese, il cross in area di rigore, cornacchia, rappresenta la massima sicurezza in porta. Pallone per Santese, la finta con Lamberti, Santese, ed ecco tutto di prima, davvero è uno spettacolo brasiliano, il Grotta avanza, avanza con Lamberti, il sinistro, pallone, tiro vicino al gol Bolzone, però l'assistente dell'arbitro ha alzato la bandierina, pertanto è punizione a favore della squadra dell'Eclanese. Giallorossi in azione, ripartono con la possibilità di poter, attenzione, ancora i giallorossi che potevano, hanno avuto la possibilità di raddoppiare il risultato. Sfera a Caruso, pallone per Lamberti, sinistro, in diagonale, pallone deviato. Di nuovo in azione la squadra giallorossa, pallone fermato, ed ecco di nuovo Lamberti, Lamberti, Lamberti supera due giocatori, pallone al centro, sfera deviata sulla traversa sinistro. Di nuovo la palla per Lamberti, Lamberti cerca di proporsi, passaggio arretrato, la triangolazione, bellissimo tiro, applausi del pubblico di Santese, vicino al gol, davvero da Serie A, il suo tiro prorompente che stava raddoppiando il risultato. Giallorossi in azione. Bravissimo, vedete la cavalcata, giallo, attenzione, la palla non è uscita, contestazione da parte del pubblico, bisogna rivedere comunque sempre le immagini, rimessa laterale a fuori delle Canalese, Maresca, Capostela, pallone per Tammaro. Eclanese in difficoltà, il cross in area di rigore, bravo, bravo Cornacchia, applausi da parte del pubblico. Il Grotta Soccer avanza, giallorossi in azione. Bolognese, Maresca, giallorossi che avanzano, c'è l'avanzata ancora della Grotta 1984, la palla in area di rigore, bellissimo l'assist da parte di Caruso, pallone che viene fermato, ancora i giallorossi, Lamberti, la triangolazione,
C'è il cross in area di rigore, sfera che però viene deviata. Il Grotta va vicino al gol. E Granese in azione adesso. Giallorossi che avanzano, si riportano in area di rigore, cercano di essere propositivi. Fallo, punizione. E Granese in azione, c'è l'avanzata da parte della squadra ospite, ma la squadra del Grotta sta ben attento a poter esercitare un'azione da contrasto. E Granese in azione, 1-1 il risultato, ricordiamo. Pallone fermato e adesso c'è l'avanzata della squadra giallorossa. Pallone Lamberti, bravissimo, trova un altro spazio e c'è un forte blinghi. Pallone per Bolzone, Bolzone, attenzione, vicino al gol Bolzone, atterrato. Si ferma il gioco, il pubblico vuole il calcio di rigore. Di nuovo le Granese in azione. Ed ecco appunto Tammaro sul pallone. La finta. Deviazione. Rimessa laterale. Di nuovo la squadra. Di nuovo in azione la squadra delle Granese in azione, perde palla, la recupera il Grotta 1984, fallo, punizione. In avanti, pallone che viene perso ed è 40, sfera in orizzontale, palla che viene persa e poi c'è un fallo secondo l'arbitro, punizione a favore delle Granese. Ecco, vogliamo un attimo anche parlare della classifica in generale. In questo girone la Virtus Avellino ha quota 18 punti, però il Grotta si presenta molto bene, in questo caso con questo pareggio si mette a 4 punti dalla zona playoff, dallo Sporting Accadia, a 3 punti dal Paolisi, quindi anche a 2 punti dal Comprensorio Miscano, quindi c'è un'ottima possibilità di poter riuscire ad accedere alla zona playoff, ci sono tante possibilità, quindi si trova diciamo nel pieno centro della classifica. Bravo Cornacchia, bravissimo, grande portiere, ha respinto un tiro pericoloso sul palo sinistro dei vostri schermi. E i giallorossi si rilanciano in avanti. Bellissima questa apertura in profondità. E attenzione, perde palla. C'è questa pressione asfissiante della squadra di casa che offre
determinati risultati. Sono i giallorossi in azione, tiro finale, pallone che termina fuori senza ottenere un efficace risultato. Pallone oltre il centrocampo. Attenzione, c'è un gioco da contrasto. Pallone in verticale, ne approfitta in questo caso Bolzone. Bravissimo Lamberti. Rete, 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 rete! Rete Lamberti! Raddoppia il risultato! Ed è qui una bolgia nello stadio di Grotta Minarda! Il Grotta 1984, la polisportiva del presidente Penta, raddoppia il risultato per 2-1 e adesso si porta a quota 9 punti, davvero eccellente il ruolino di marcia, a 2 punti dalla zona playoff. 2-1, un gol da mondiale, di nuovo in azione. 2-1 il risultato, applausi del pubblico. Di nuovo in azione. Giallorossi in azione. Lamberti. Fallo, punizione. Eglanese in avanti, passaggio arretrato per Capossena. Tammaro. Bolognese. Tammaro. Eglanese in azione, il cross in area di rigore, palla deviata. Di nuovo i giallorossi si rilanciano in avanti, il Grotta Minarda avanza, cerca di poter essere incisivo e lo fa in questo caso con Cornacchia, bravissimo. Si riparte. Giocatore a terra, intanto c'è una sostituzione, la palla viene riconsegnata intanto al portiere Cornacchia, un grande Grotta 1984, la compagine del presidente Penta e di mister Bruno, si trova a 2 punti dalla zona playoff, una grande vittoria 2-1 che in questo momento scuote davvero, riscuote comunque successo sugli spalti, il pubblico delle grandi occasioni che torna ad essere principalmente fautore e sostenitore giallorosso, ancora in azione. Eglanese in azione. Il cross deviato ed è corner a favore dell'Eglanese che si accinge a battere questo cross. Il sinistro termina ai limiti dell'area di rigore e i giallorossi hanno la meglio. Scatta il contropiede.
con il Grotta Miranda ancora in azione. Pallone che però viene perso da parte di Lamberti. Fallo, punizione. Punizione a favore del Grotta 1984, che ha una grande possibilità di disputare un grande campionato. Ricordiamo che in realtà, attenzione, il lancio è in profondità, pallone per Volzone, eccolo qui, tiro vicino al gol di Donato, vicino al gol la squadra del Grotta 1984. Giallorossi in azione. Il sinistro, pallone per Caruso, vedete Caruso come controlla bene il gioco al centrocampo, bravo bravo Caruso. Intanto si svendono le bandiere qui allo stadio di Grotta Minarda e Granisi in azione. Pallone al numero 2 Maresca e Gallesi in azione, perde palla, fallo, punizione. Il cross in area di rigore, Cornacchia, bravo. Intanto c'è un fischio arbitrale, fallo. In lancio, pallone per Di Donato a sfera a Lamberti, Lamberti l'apertura, in area di rigore il Grotta 1984, palla che però viene neutralizzata da Memmolo, Capossela, perde palla, di nuovo il Grotta, richiama l'attenzione di Lamberti, l'apertura in area di rigore. E secondo l'arbitro è fuori gioco tra le contestazioni del pubblico. Il pubblico si vede, la tribuna è piena, il pubblico delle grandi occasioni che segue l'attenzione, segue con attenzione questa partita, ci salutano anche qui in tribuna, è piena davvero. Intanto è Granisi in azione, la palla viene fermata, fallo, Granisi in azione, il lancio, pallone respinto, punizione. Cornacchia, pallone in profondità, palla che viene persa, fallo, la palla esce fuori dal rettangolo di gioco. Di nuovo in azione. Pallone che viene perso, riconquistato dai giallorossi. Maresca, pallone per Bolognese, Capossela. Pugliese. Fallo, punizione. A fuori dell'Eglanese. Ricordiamo il risultato, Grotta 1984, 2
Eglanese 1. Ed è rete, l'Eglanese pareggia il risultato. Azione, la squadra giallorossa in avanti, si prosegue, pallone per Lamberti, in avanti, il lancio in area di rigore, la possibilità di risultato fermo sul 2-2, si ripristina praticamente aritmeticamente il risultato, quindi il Grotta 1984 davvero ha giocato una grande partita, ricordiamo che però il calcio di rigore che bisogna rivedere ha condizionato, poi vediamo il presidente cosa dice a fine gara, il presidente Penta, i nuovi giallorossi in azione, palla che viene persa, fallo, attenzione, palla fuori. Si riparte da una punizione. Giallorossi in azione. In verticale, si riapre il gioco, rete del 3-2 con Ruggiero, riparte da centrocampo. Il lancio sulla sinistra, corner, Grotta Minarda in azione, il cross, vicino al gol il Grotta 1984, ruba palla, bene Volzone, atterrato, calcio di rigore, atterrato Volzone, calcio di rigore, di nuovo in azione, il pubblico si riscalda ancora di più, 3-3 il risultato, giallorossi in azione, pallone respinto, a terra un giocatore, si ferma il gioco, si riparte dall'area di rigore, il lancio, giallorossi in azione, fallo, attenzione, l'arbitro fa continuare, pallone a Santese, deviazione, rimessa laterale per il giallorosso, Lamberti, il cross, il diagonale, perfetto, fallo, punizione a centrocampo, 3-3 il risultato. Il lancio, pallone che termina sul fondo,
viene fermato da Lobru in azione. Pallone ribattuto, bravo, bravo Lamberti, grande partita. Pallone spezzata via. Fiore sul pallone. Ruggero recupera. E Clanesi in azione. Giallorossi che rubano palla. Grande giocata. Pallone al giocatore Antoi, che assume una posizione più arretrata in questo secondo tempo. Bolzone per giustamente coprire la difesa. Ed ecco Lamberti, si apre un corridoio, si sposta l'asse del gioco. Santese, pallone deviato dal portiere, grande tiro, applausi per lui. Per Santese oramai siamo agli sgoccioli, il Grotta 1984 ce la può fare a quadruplicare il risultato. Il corner vicino al gol, il Grotta 1984, l'arbitro fischia un fallo. Ormai c'è il minuto di recupero. Lamberti, bravo Lamberti, grande partita la sua. Attenzione, fallo su Antoi, l'arbitro ammonisce, punizione per il giallo rosso. Lamberti sul pallone, c'è la possibilità di quadruplicare il risultato. Lamberti, sinistro ribattuto, deviazione, rimessa laterale. Poi il Grotta in azione, pallone che termina in out, rimessa laterale per la squadra di Grotta Minarda. Controfallo secondo l'arbitro, batte, membro qui nelle immagini, il lancio, pallone recuperato, ancora il lancio in avanti, pallone per il giocatore Lamberti, grandissimo giocatore, una prestazione eccellente di Lamberti. Tiro finale, attenzione, bravo Cornacchia, bravo, bravissimo Cornacchia, grande partita la sua, eccolo nelle immagini, Cornacchia. Pallone che viene
respinto. Attenzione, c'è un fallo. Punizione battuta, il lancio in area di rigore. Pallone recuperato. C'è l'avanzata. I giallorossi avanzano. Mancano, carissimi utenti. Beh, non si sa quanto manca. L'arbitro ha alzato la mano in questo caso. Vediamo Ecclanesi in azione. Guarda il cronometro, comunque grande prestazione e comunque un ottimo punto da parte del Grotta contro l'Ecclanese, fa salire sempre di più i punti in classifica e diminuisce la distanza con il resto dei playoff. Una grande partita, meritava la vittoria oggi, anche se messa a segno dal giocatore 40. Si riparte da centrocampo. Palla ribattuta. Ancora il Grotta in azione. Sarà che però viene respinta. I giallorossi avanzano. Deviazione. La palla ai limiti del rigore. C'è un fallo, punizione. Cerca di piazzare la palla al centro, giallorossi in azione, il cross in area di rigore, la finta, attenzione! E l'assistente dell'arbitro però fischia un fallo in area di rigore. Il Grotta poteva quadruplicare il risultato. Batte Bruno, finisce la partita.